Oggi vi faccio vedere tre palazzi particolari, non noti al grande pubblico italianski, situati nel centro di San Pietroburgo. Di solito sono i russi che amano queste escursioni quando vengono a vedere la San Pietroburgo informale. La prima è questa qui dietro, si chiama Dachodny Dom Nikanova, situata in via Kalakolna, ovvero delle campane. Si chiama via delle campane perché proprio lì c'è la chiesa. Questo è stile russo, anzi neorusso come viene chiamato in architettura. E qui devo fare una critica ai russi, sono testoni. Non riescono a valorizzare il loro patrimonio, che è infinitamente più ricco dell'Ermitage, Piazza Rossa, che sono simboli grandiosi, bellissimi. Ma qui c'è molto di più. Questa casa trasmette il calore del villaggio russo proprio al centro della metropoli. Fosse stato per me, io avrei fatto una via solo di queste case e credo che sarebbe stata la via più bella di San Pietroburgo. Noi da anni gestiamo un appartamento proprio qui davanti, il mitico Marata 19, quindi io, volente o nolente, sono passato migliaia di volte per questa via e ogni volta resto ammaliato dalla bellezza di questo palazzo. Allora, qui siamo a Dom Utyuk, Fontanka 199. È chiamata casa ferro da stiro perché evidentemente il geometra è scivolato mentre stava realizzando il progetto. Scherzi a parte, la casa venne realizzata nel 1911-1912 dal noto architetto Vasilio Saup. Il committente ebbe problemi economici, quindi decise di ridurre al minimo la struttura del palazzo in modo da risparmiare un pochettino. E questo è il risultato. Questa è la facciata, peraltro con una straordinaria vista sulla Fontanka. In questa torretta dal 2007 vive l'artista Sergei Siomkin. E io ho un'invidia pazzesca nei confronti di quella torretta perché ogni volta che cammino, specialmente d'inverno quando c'è la neve, vedo la torretta illuminata e penso che dentro qualche artista sta lavorando. Penso non ci sia posto più romantico al mondo. Questo palazzo è stato costruito nel 1913 dall'architetto Aleksandr Lishnevsky, che ha riadattato un palazzo già esistente. In uno di quegli appartamenti in Unione Sovietica viveva lo scienziato Matvei Petrovich Bronstein. Lui venne fucilato, come tanti altri, nel 1938. Alla moglie venne detto che era in esilio, senza diritto di corrispondenza. La moglie seppe appunto della sua morte solo dopo un paio d'anni che girovagava presso i vari uffici in cerca di sue notizie. Qui siamo nella piazza chiamata i Cinque Angoli, perché appunto è una piazza un po' particolare, ed è l'inizio della via, o meglio la fine della via Rubinstein, una delle più famose con bar, ristoranti. E io ora mi sa che vado a farmi un bel caffè.